Andiamo avanti, Vigor Lamezzi con Antonio Morelli, il direttore sportivo. Buonasera. Buonasera Antonio, stasera lo posso salutare Vincenzo, no? Eccolo Mi pare qua, che ci sia. accanto a me, Vincenzo. Ci mancherebbe. Ho detto io che se manchi tu, Senti Antonio, Vincenzo, dimmi. prima di iniziare con le domande, consentimi un passaggio brevissimo, perché mi voglio congratulare con il presidente Mirarchi. Sono veramente felice per la sua direzione, gli auguro un grosso in bocca al lupo da parte mia e da parte di tutta la mia società. E crediamo fermamente che sia veramente la persona giusta, capace veramente di portare avanti il comitato. Sì, lo sta facendo davvero bene, quindi certo, Egregiamente. ma serve l'aiuto anche delle società, soprattutto dei dirigenti. In eccellenza penso che bene o male lo si stia dando, no, al presidente. Nelle categorie minori Sì, assolutamente. c'è qualcosa in più da sistemare. Penso che l'unione faccia la forza e poi vada a beneficio di tutto il movimento, cercare di remare nella stessa direzione. Assolutamente penso sia una persona altamente competente, quindi veramente persona giusta. Allora, parliamo di questa gara con il Roggiano, un 7-1 che insomma difficile da commentare. C'è questa nota che ha sottolineato poco fa Vincenzo, insomma capocannoniere per quanto riguarda Moschero nella graduatoria del campionato di eccellenza. Roggiano chiaramente in difficoltà, voi guardate soprattutto ora al derby e alla gara di Coppa di mercoledì No, prima. Antonio, noi fino a stamattina abbiamo guardato al Roggiano, perché sentivo sì, infatti il commento di Vincenzo per quanto riguarda la quaterna di Moschero. Ritengo che comunque i gol vanno segnati, quindi non è mai facile. Ovviamente lo stesso che nasconde era completamente diverso, quindi siamo riusciti a portare i 3 punti a casa. E Siderno, penso che Morelli ieri l'avrà visto, no? Capace di questa colpaccia al 90esimo, quanto mai il calcio è strano, no? Riserva sorprese fino alla fine, ieri c'è stata questa qua, quindi insomma l'1-0 penso che non vi lascia tranquilli per questa gara di ritorno di Coppa Italia. Assolutamente, Antonio, noi certo 1-0 ci vede leggermente in vantaggio, ma non è assolutamente una partita da prendere sotto gamba, anche perché il Siderno, ti dico, noi l'abbiamo affrontato due volte, ci ha messo in difficoltà. La prima volta è evidente, insomma abbiamo pure perso, quindi lo attenzioniamo e lo affronteremo con il dovuto rispetto, perché è una squadra, ti assicuro, che esprime un bel gioco. Sì, è determinata, no? La determinazione non si arrende, è una caratteristica importante in una squadra. No, nella maniera più assoluta, è una squadra tenace, una Esatto. squadra veloce, non mollano, e l'hanno dimostrato anche ieri fino al triplice fischio del direttore di gara. È una squadra imposta da bene, non ci mancherebbe altro. Anche all'andata di Coppa, voglio dire, noi siamo riusciti a portare a casa su 1-0, però voglio dire, ci hanno messo anche in difficoltà in alcuni momenti. Sì. Lo attenzioniamo e lo riterremo, diciamo, pericoloso fino a quando, col dovuto rispetto, ci mancherebbe altro. Certo. Vincenzo. No, io volevo fare una domanda tecnica al direttore. Volevo chiedere questa situazione di Pasqualino che è tornato all'Ocri. Non sono riuscito a capire il motivo di questa scelta, ecco. Vincenzo, Pasqualino ha scelto di avvicinarsi a casa. Noi, per noi, non nascondo, era un giocatore importante, però quando un ragazzo ti esprime il desiderio di avvicinarsi a casa, ovviamente noi non possiamo essere altro che d'accordo. Avevamo un altrettanto valido elemento, che è Anile, che era all'Locri, che era comunque della Vigor Lamezia, e quindi abbiamo fatto questo scambio. Diciamo
diciamo che a noi sta bene anche così. Ma lui ha giocato, no? Pasqualino ha avuto spazio. Appunto, ha sempre giocato. Pasqualino è sempre... Sì, Pasqualino ha sempre giocato, diciamo che è stato quasi sempre titolare, però ripeto, quando un ragazzo esprime il desiderio di volersi avvicinare a casa, ovviamente lo si deve assecondare. Sì. E poi Andreoli penso lo conoscesse bene perché appunto, l'ha utilizzato anche se l'è portato, sì. Ha giocato nel torneo delle regioni, ecco, e per questo non riuscivo a capire, e poi chiaramente se è questa la problematica non si è adattato e quindi evidentemente è meglio così sia per lui che per voi, insomma. Allora io ho saputo, ma assolutamente non è una diciamo una bocciatura. Scelta tecnica, sì, non è una bocciatura, assolutamente certo, non è una bocciatura, perché Pasqualino è un ottimo elemento ed è un ottimo ragazzo anche dal punto di vista caratteriale, quindi diciamo aveva queste esigenze, noi l'abbiamo accontentato e gli auguriamo veramente di fare bene là dove si trova. Allora, da un lato c'è la Cittanovese che dice non facciamo pazzie, siamo là, però l'organico è questo, faremo qualche ritocco ma non faremo grandi rivoluzioni in organico. In casa Vigor Lamezia sembra si farà qualcosina pure. Ieri qualcuno mi diceva all'orecchio, che non è Antonio, non è il direttore Morelli, ma un'altra fonte, poi, dice no, la Vigor Lamezia farà tre colpi proprio assurdi, dice proprio importanti. Ora non so, Morelli, è vero o non è vero? Ma quale orecchio te l'hanno detto? Quello destro, quello sinistro? Dove sento meglio, Morelli? Antonio, allora, noi riteniamo di avere un organico importante. Ovviamente noi abbiamo fatto già delle entrate sul park over, che sono state delle entrate mirate. Voglio far notare il rientro di Alex Guttà. Lo stesso Anile, sono delle entrate che per noi sono state molto importanti. Noi attenzioniamo molto il discorso e il parco under. Potrebbero esserci altre entrate per quanto riguarda sempre il parco under. Sul parco, diciamo, invece over, ritengo che la Vigor Lamezia sia già abbastanza attrezzata. Ovviamente stiamo lì se c'è un colpo di mercato che vale la pena, quindi stiamo parlando di un vero, cioè voglio dire di uno che può veramente rafforzare la squadra, allora perché no, lo possiamo prendere in considerazione, però al momento diciamo la compagine della Vigor Lamezia ritengo sia abbastanza adeguata e sia abbastanza colta. Vabbè, diciamo che aspettate anche gli esiti della Coppa Italia. Sì, ovviamente il passaggio del turno di Coppa Italia è a vantaggio del poter pensare, qualora ci sia l'opportunità di poter fare un'entrata importante, di prenderla sicuramente in considerazione. Sì, anche centrare la finale, no? Perché la Coppa porta anche in Serie D, no? Appunto. Sì, la Coppa porta anche in Serie D, quindi è un obiettivo, vabbè, già dall'inizio stagione noi è un obiettivo che non abbiamo mai nascosto, quindi l'abbiamo sempre detto che è uno dei nostri obiettivi, quello di andare più avanti possibile in Coppa Italia. È un campionato molto dispendioso, perché giocare tre partite in una settimana, sicuro, ma non c'è bisogno che ve l'assicuro, sì, perché lo sapete benissimo, porta via veramente delle energie vitali ai ragazzi che poi in campionato si avvertono bene, si vedono. Sì. No, voglio dire, siete tra le favorite sulla carta, no? Poi il calcio si sa, è strano, alla vittoria finale di questa Coppa Italia farà gli scongiuri, Morelli, io lo so già. Voglio dire, la fase nazionale bisognerà passare innanzitutto alla Sicilia, poi vedremo gli accoppiamenti come saranno davvero squadre, presumo, importanti, no? Quindi il cammino ancora più lungo, difficoltoso, un girone di ritorno da affrontare. Da questo punto di vista anche il presidente Sacco ha dichiarato poco fa, comunque noi anche per quanto riguarda il parco over cercheremo di rimpolpare, no?
Sì, anche se voglio dire, io ti voglio bene, ma tu stai parlando già di una fase nazionale, noi ancora dobbiamo affrontare sulla carta, dai, siete favoriti, no? Ed eventualmente poi se lo si passa una finale, quindi ora obiettivamente sulla carta tra Siderno e Vigor chi dovrebbe passare? Sulla carta dovrebbe passare la Vigor, qualora dovesse arrivare Scalè. Vabbè, alla luce anche del risultato dell'andata, no? Sì, questo sì. Sta dicendo Antonio. Anche no. Sì, ma senza ombra di dubbio noi abbiamo sicuramente un leggero vantaggio sul Siderno che per la partita di andata abbiamo vinto 1-0. Voglio dire, vi ricordo però che per fare giusto un esempio, noi avevamo perso in casa 2-1 contro la Gittanovese e siamo andati là a vincere 3-2. Sì. Quindi le partite, la Coppa Italia sono delle partite particolari, perché si devono veramente affrontare partita per partita, no, non ci sono orizzonti da guardare, perché è quella partita importante, quasi secca, perché è su un turno di andata e ritorno. Però sono delle partite insomma importanti che sono fine a se stesse, no? Sì. Va bene, vedremo quello che dirà il rettangolo di gioco. Grazie ad Antonio Morelli, certo. Buona serata. Grazie, volevo sì. Guardando si dava importanza, la giusta importanza, ed è giusto che sia così, al discorso degli under. Io volevo sottolineare che con noi oggi ha esordito un 99 che si chiama Serra, che tra altre cose è stato anche gabbato da un gol quasi fatto e toltogli da Leta sulla linea di porta. Quindi voglio fare i complimenti a questo ragazzo che è riuscito a questa giovane età, insomma, ad esordire in eccellenza, ed è un ragazzo alla quale noi crediamo molto. Perché è una di persona seria, è un ragazzo tecnicamente. È di Lamezia, sì, è un ragazzo di Lamezia. Bene. Bene così. Quindi gli voglio fare pubblicamente un in bocca al lupo. Ciao a tutti, arrivederci.